Pronto? Fino adesso si può dire che abbiamo scherzato. Inizia il campionato. Cosa dice in questo campionato in Italia che conta più di tutto? Felice per partecipare del campionato e spero che mi trovi bene con l'Udinese. Ma l'Udinese lo vince questo scudetto? Non lo so. Chi lo può vincere? Non so, ha tante squadre buone in Italia. E come si è trovato in questo campionato italiano adesso? Cosa prova? Oh, è difficile, molto difficile il campionato italiano. Più del brasiliano? L'Udinese però non è soltanto Zico. Se ne è accorto il Genoa, che ad un certo momento non sapeva più chi fermare, Virtis o Mauro, Causo o Dedigno, oppure Marchetti, finendo con il fare naufragio di gioco e diritti. Un naufragio estivo. La nave di Simoni non si è sfasciata e anzi, pur subendo 5 gol, i 5 rovesci del naufragio, ha fatto intuire doti di navigabilità, come a dire che non sempre le ondate saranno contro. Anzi, il Genoa della prima mezz'ora, vediamo un'azione di Bergamaschi, aveva indovinato la giusta rotta, prudenza e vele strette, ma quando la squadra è andata di lasco, ossia ha abbandonato le marcature strette, Genoa addio. Mauro segna la prima rete. Il secondo gol è di Zico, finta a testoni e tiro in corsa. È il primo del campionato, merita il bis. Poi Zico, a evitare contrasti duri, retrocede di una ventina di metri. Testoni non riesce a controllarlo e per l'Udinese è tutto fin troppo facile. Virdis 1, 3-0. Sempre il regista Zico, lo vediamo, Virdis 2, vale a dire questa azione si conclude con il 4-0 per l'Udinese. Il 5-0 su punizione è a solo di Zico. Martina osserva. Ferrari, un campionato con Zico, cosa vuol dire? Significa tante cose, significa quelle dell'anno scorso con qualcosa di più di quest'anno, speriamo di far bene. Ma lo vuole lo scudetto l'Udinese? L'Udinese sì, ma bisogna guadagnarlo sul campo, non è mica facile.